Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il vero e proprio panettone italiano. Le sue origini si perdono nella storia, ma noi andiamo a vedere la leggenda più carina. Questa leggenda narra che era la vigilia di Natale a casa di Ludovico di Moro nel XV secolo e si stava svolgendo la vigilia di Natale. Inavvertitamente il cuoco bruciò il dolce che era previsto per la serata e lo sguattero della famiglia Sforza, Tony, decise di prendere un panetto di lievito, di aggiungerci diversi ingredienti e alla fine ottenne un pane che era lievitato e soffice. Decise di cuocerlo, lo fece e lo apprezzarono talmente tanto quella famiglia che lo chiamarono pane di Tony. Da quel giorno, nei secoli ad avvenire, venne chiamato panettone ed è quello che conosciamo oggi. Per questa ricetta partiamo dal lievitino e per esso ci serviranno 50 g di farina per panettoni, 100 ml di latte intero biologico, 25 g di lievito fresco, 2 cucchiai di sciroppo di glucosio. Per chi non avesse visto la nostra ricetta, visiti il link in descrizione. Abbiamo trasferito la farina in una ciotolina di vetro e ora ci aggiungiamo il latte bollente. E mescoliamo velocemente per bene finché il tutto non si sarà amalgamato in un impasto abbastanza omogeneo. Raggiunta la consistenza desiderata non ci rimane altro che metterlo un attimino da parte finché si raffredda. E nel frattempo ci occupiamo del lievito, ci aggiungiamo lo sciroppo di glucosio. E aiutandoci con una forchetta mescoliamo per bene il tutto finché il lievito non sarà diventato liquido. Quando il nostro composto di latte e farina sarà ben freddo, al tutto possiamo aggiungere l'altro nostro composto contenente lievito e sciroppo di glucosio, che come potete vedere è bello liquido, e mescoliamo per bene finché il tutto non sarà diventato un impasto omogeneo. Fatto ciò non ci rimane altro che coprirlo con pellicola alimentare trasparente e lasciarlo in un luogo della casa abbastanza al calduccio, così avrà il tempo di raddoppiare circa 15-20 minuti. Mentre il nostro lievitino sta al calduccio a lievitare, noi ci occupiamo della vera e propria pasta del panettone e per essa ci serviranno 350 g di farina per panettoni, 80 ml di latte tiepido, 4 tuorli, 80 g di zucchero, 80 g di burro a temperatura ambiente, scorza di 2 limoni biologici, un cucchiaino di estratto di vaniglia bourbonne ed infine un pizzico di sale. Per prima cosa mescoliamo in una bella ciotola capiente di vetro tuorli, e sale. Ora mescoliamo per bene, così i nostri tuorli diventeranno di un bel colore acceso. Fatto ciò, aggiungiamo al tutto lo zucchero, la scorza di limone, metà del nostro burro che abbiamo fuso e l'abbiamo fatto raggiungere la temperatura del tiepido. E poi aggiungiamo anche la nostra essenza di vaniglia bourbon. A questo punto mescoliamo per bene finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati. Fatto ciò aggiungiamo il nostro latte tiepido poco alla volta e mescoliamo sempre per bene. Come potete vedere il nostro lievitino ha raddoppiato e ora non ci rimane altro che, aiutandoci con una spatola, lo versiamo dentro al composto che avevamo ottenuto già in precedenza. Con molta delicatezza. Fatto ciò, lo amalgamiamo per bene al nostro impasto con movimenti da sopra verso sotto. Abbiamo messo la nostra farina in una ciotola più capiente, ora non ci rimane altro che trasferire il nostro composto sulla farina. Con la spatola puliamo per bene.
Fatto ciò, con le mani mescoliamo per bene il tutto finché non si sarà amalgamato in un composto bello omogeneo. Amalgamato per bene il nostro impasto, non ci rimane altro che trasferirlo direttamente sul nostro piano di lavoro. E fatto ciò, di aggiungerci anche il nostro burro poco alla volta. Ora osservate bene come lo sta impastando la mia mamma, perché questo movimento è fondamentale per la ricetta. Continuiamo ad aggiungere il burro finché non lo finiamo. Finito di aggiungere tutto il burro, non ci rimane altro che lavorare il nostro impasto per altri 10 minuti. Passati 10 minuti, non ci rimane altro che creare una palla dal nostro impasto e poi trasferirla in una bella boule capiente già unta d'olio. Aggiungiamo per bene anche il nostro impasto. Poi prendiamo della pellicola alimentare trasparente, la mettiamo sopra la nostra ciotola, che copriamo alla perfezione, e lo lasciamo lievitare fino al raddoppio, ossia per circa 2 ore. Mi raccomando, in un luogo caldo. Ecco qua come si presenta il nostro impasto dopo 2 ore di lievitazione. A questo punto non ci rimane altro che metterlo in frigo per almeno 12 ore. Mentre il nostro panettone sta lievitando in frigo, vediamo insieme gli ingredienti per il suo ripieno, ossia 150 g di gocce di cioccolato fondente, 80 g di noci tritate tostate grossolanamente ed infine 50 g di uvetta. Questa è la nostra versione di ripieno, ma se a voi vi piace per esempio frutta candita, mandorle o nocciole, mettetele pure. Ed ecco qua il nostro impasto dopo 16 ore di lievitazione in frigo. A questo punto togliamo la pellicola alimentare trasparente e, aiutandoci con un bel tarocco, con molta delicatezza mi raccomando, togliamo il nostro impasto dalla ciotola e lo trasferiamo sul banco di lavoro. Ora lo schiacciamo leggermente e creiamo una specie di rettangolo. A questo punto mettiamo un pochino di gocce, un po' di noci e anche un pochino di uvetta. Poi state molto attenti come sta facendo la mia mamma, perché anche questo passaggio è veramente molto importante. Come potete vedere, sta facendo delle pieghe, dopo le schiaccia per bene, in modo che tutti gli ingredienti si amalgamino per bene all'impasto, e poi continuiamo ad aggiungere gli ingredienti e continuiamo così finché non li finiamo. Vi ricordiamo che non c'è un ordine preciso, potete metterli come vi pare piace. Ecco come si presenta il nostro impasto dopo aver aggiunto tutti gli ingredienti del ripieno. A questo punto gli stiamo applicando una pirlatura. Ma che cos'è la pirlatura? La pirlatura è quel movimento che si fa prendendo un pochino di impasto e portandolo sotto, e continuando a lavorarlo si crea una bella palla. Eccola qua. A questo punto non ci rimane altro che trasferirla in una teglia per panettoni di circonferenza di 20 cm, quale abbiamo già imburrato su tutta la superficie, e sotto ci abbiamo messo un foglio di carta da forno. A questo punto ci mettiamo sopra l'impasto e non ci rimane altro che lasciarlo a lievitare in un luogo bello caldo finché non arriverà al livello della teglia. Cosa importante, prima di metterlo a lievitare bisogna coprirlo con un bel sacchetto in modo che l'aria rimanga intrappolata dentro la teglia. Ecco il nostro panettone dopo 4 ore di lievitazione. A questo punto non ci rimane altro che prendere dell'albume d'uovo e spennellare per bene tutta la superficie del nostro panettone con esso. Con molta delicatezza. Dopodiché, con un piccolo taglierino, applichiamo un'incisione a forma di croce esattamente nel centro del nostro panettone. Fatto ciò, prendiamo un pochino di burro e ce lo mettiamo sopra.
A questo punto a noi non ci rimane altro che decorare il nostro panettone. Noi utilizzeremo delle noci tagliate a metà. Quando avremo finito di fare ciò, non ci rimarrà altro che cuocere il nostro panettone e lo cuociamo a forno già in temperatura a 160 gradi, ventilato per circa 40 minuti. Se vedete che si sta un pochino bruciacchiando il vostro panettone, prendete un foglio di alluminio e ce lo mettete sopra, ma mi raccomando non fatelo mai prima dei primi 25 minuti. Ecco com'è venuto il nostro panettone. A questo punto non ci rimane altro che lasciarlo raffreddare nella sua forma e ci vedremo più tardi. Ma guardate com'è venuto bene il nostro panettone natalizio! Prima di procedere con l'assaggio però vi voglio proprio far vedere come si presenta dentro. Come potete vedere, dentro è tutto bello alveolato, poiché date queste 22 ore totali di lievitazione, come si può vedere è bello leggero e lievitato. Poi possiamo notare anche che tagliando una fetta si presenta in modo spettacolare. Ok ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa delizia di un panettone italiano. Adesso noi vi vogliamo fare vedere come si presenta al suo interno. Come potete vedere l'abbiamo già aperto. Si può notare che è bello alveolato e morbido perché in totale l'abbiamo lasciato lievitare per 22 ore e questi sono i risultati. E a questo punto non mi rimane altro che assaggiare. Quindi diamoci dentro. Ragazzi, è la fine del mondo. C'è questo impasto che è leggero come una nuvola. Vi assicuro che neanche quelli del supermercato sono così morbidi. Dopo c'è il suo ripieno, ci sono queste noci tostate che sprigionano tutto il sapore. Dopo c'è queste gocce cotte al forno di cioccolato che danno un sapore avvolgentissimo. Poi c'è l'uvetta. L'uvetta completa il tutto in un modo spettacolare. Poi la pasta. Anche quella, la pasta del panettone, è buonissima. Insomma ragazzi, veramente questo è un panettone fantastico. Io vi assicuro che lo dovete assolutamente provare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!